Se ti è capitato in questo ultimo anno, anno e mezzo, di andare in qualche paese europeo per viaggio, per svago o lavoro, ti sarai accorto che non hai pagato un sovrapprezzo quando hai telefonato o navigato. Questo perché? Perché abbiamo fatto in Parlamento europeo, io sono stata relatrice per il gruppo dei socialisti democratici, quindi ne ho un merito preciso, abbiamo fatto un provvedimento che ha abolito il roaming, pensando che quando ci muoviamo in Europa noi siamo a casa e quindi si deve pagare like at home, come a casa propria. Questa è una delle tante cose che abbiamo fatto per far crescere il mercato digitale. Oggi siamo qui in un ambiente dove tanti giovani, forse li vedete, stanno creando delle aziende, con le loro idee danno vita a delle start-up. E forse tra loro c'è chi può essere lo Steve Jobs di domani, però hanno le stesse opportunità che hanno i giovani della Silicon Valley? No, perché ancora c'è un mercato in Europa frammentato in 27-28 paesi e non c'è quella forza comune che può dare a loro l'opportunità di sperimentare le loro idee. Per questo noi stiamo lavorando, perché ci sia un mercato digitale completo europeo che è una grande forza. Tenete conto che l'economia digitale cresce 7 volte più di quella manifatturiera, che pure è importantissima, e che potrà produrre centinaia di miliardi all'anno di crescita se noi consentiremo questo sviluppo. Abbiamo fatto altre cose per favorire il mercato digitale. Abbiamo fatto sì che si possa sperimentare anche in Europa la tecnologia del 5G, cioè di queste reti di nuova generazione, potenti, veloci e diffuse su tutto il territorio. Anche in Italia ci sono sperimentazioni, anche a Milano ce n'è una. Ciò è stato possibile perché con un provvedimento, in questo caso sono stata relatrice generale per il Parlamento, abbiamo liberato lo spettro, cioè quella quota, diciamo, di etere nella quale ci sono le bande di frequenza necessarie e per lo sviluppo del 5G. Senza questo l'Europa stava indietro rispetto alle grandi potenze del mondo. Abbiamo anche abolito il geoblocking, che era una specie di barriera per cui se io sono utente, ho un diritto digitale, ho sottoscritto un abbonamento, se mi sposto in un altro paese europeo non posso più vederlo. Anche questo è un modo per andare incontro ai diritti dei consumatori, non solo ai diritti, diciamo, degli imprenditori o degli utenti. Insomma, l'Europa in questi anni ha abbattuto le barriere fisiche per le persone, per le merci. Oggi abbatte le barriere digitali. Lo dobbiamo ai giovani, che sono nativi digitali, ma anche nativi europei.